siamo a Shampoo Look e oggi l'obiettivo è quello lì, il testa grigia. Sono le 6:30 di mattina. Let's go! Questa è la nostra guida alpina Giacomo. Grandi regole. Tutto a regole. Valle Val d'Ayas, Shampoo Look, testa grigia, che sono 3315 metri se ben ricordo, 1700 metri di dislivello, 6 ore di camminata e una sola guida. Abbiamo fatto i primi 280 metri di dislivello e siamo due fiorellini. Ah, oh, tutto il sponsor. Quello è lo Zerbion. Testa grigia non si vede qua. Qui si vede quella antenna tutta sul lato, che è dove sali e poi lo fai. Sì, sì, e poi lo fai tutto in cresta, si sale là e là c'è proprio la Madonnina. Quello è il testa grigia, ma mancano tipo 1400 metri. E io non la faccio da anni questa. Tagli tutto dentro. Tutto dentro e passi dentro quella gola. Allora, la mappa mi dice di passare di qua. Okay. Tra l'altro qua si vedono tutti i 1200 che mancano. Adesso comincia a diventare grande. Siamo a 600 metri di dislivello fatti. Quindi poco sotto la metà. Cascatella bella. E continuiamo di qua. Adesso si sale qua, passiamo poi dietro e saliamo sul testa grigia dalla parte della valle di Gressoney là dietro. Giacomo fa le foto ai funghi. Nella cordata. Cioè, guarda, ho toccato una pietra e mi sono tagliato un dito. Cioè, pensa a caderci sopra. No, non vorrei provarlo. Occhio, Giacomo è in formissima. Lì la guida ci dice che ci sono i laghi Pinter. Qui il nostro Sherpa. Questo qua è l'ultimo pezzo che tira. No, lì c'è quelle Pinter. Ma poi c'è ancora uno strappo per la cresta o no? Sì? Io pensavo che avessimo già fatto il più. No. No. Che spettacolo. Colle Pinter. Qua giù si scende nella valle di Gressoney. Qua giù c'è Shampoo Look. E adesso si... Dove cacchio si sale qua? Qua. Ah, qua c'è il sentiero lì. Bello che non ci sia vento. No, no, oggi è una giornata. C'è sempre vento estate. Una giornata pazzesca. Cominciamo gli ultimi 400 metri verso il testa grigia. Manca ancora tutto sto pezzo. Stiamo per passare vicino a degli stambecchi. Sono tantissimi. Sono 15, 20. Se con la GoPro si vedono, ma sono tutti lì. Lì ci sono i più piccolini. Qua vedi com'è il sentiero per arrivarci lassù. Per arrivare su quella cucuzzola. Lo fai tutto in... su quella cresta lì. Che c'è tutta la cresta già qua. Fai così, lì è tutto resta in cresta invece. Comunque stavamo commentando che gli stambecchi a 50-60 metri non li si vede già più. Si mimetizzano alla perfezione. E laggiù invece si apre la valle di Gressoney. Adesso si vede un po' di verde, non so se Saint-Jean o qualche paesino prima, ma si comincia a vedere qualcosa. Si
si capisce ancora che bestia dobbiamo fare. Tutto sto crinale qua per arrivare sul cucuzzolo là. Adesso sulla GoPro non si vedrà, ma questo pezzo qua è veramente imponente. Quest'ultimo pezzo, dopo il collo Pinter, è abbastanza una pietraia. Bisogna solo fare un po' di attenzione. Siamo a 3000 metri già e passiamo adesso in questa lingua qua in mezzo per poi fare la cresta finale, ultimi 300 metri. Qui siamo su Marte adesso. Come in Islanda. 3055 di quota, ultimi 250. Lì c'è il bivacco, come si chiama? Bivacco Pinter? Ma quelle lingue di ghiaccio. La roccia rossa, si è passati a un pezzo di roccia nera, qui invece dalla pietraia passiamo ai sassoni più grandi. Affrontiamo il pezzettino esposto. Sai cos'è? È che qua sto terreno argilloso, bagnato e scivoloso. Altro pezzo un po' esposto, ma c'è un cavo d'acciaio, quindi ci si sente un po' al sicuro. ...3270... probabilmente l'ultimo strappo attrezzato con questo cavone fino alla cima. Spettacolo, mi sto gasando un sacco. E qua quasi una ferratina. Siamo arrivati. Lì c'è la cima. Rimasti soli, roba da asciugare, sulla vetta, se magna. Quota 3003. Scendiamo. A fare un po' freddo. Sì, fa freschetto adesso. Torniamo sul pezzo tecnico. Sì, sì, no, ora. Concentrazione. Ci concentriamo, scende, bisogna stare con un po' di testa. Giorno! Giorno! Aspettiamo i signori che salgano e poi scendiamo noi. Il cagnetto che viene su. Alla! Sì, 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 ama. Vado. Ciao! Brava! Brava! Nuovo il pezzo esposto con la catenella. Questo sentiero dovrebbe essere un EEA, cioè un escursionisti esperti attrezzati. Però tutto sommato, se lo si fa senza ghiaccio e senza neve, è alla portata di tutti, cioè non tutti, chi è abituato ad andare in montagna.
però andare a cercare, tipo c'è una ferrata nel lago, in quel lago dove siamo stati quella volta, ti ricordi? Sopra Biella. Ah sì, il Mucrone, lì c'è la ferrata del Mucrone. Pare che sia carina. Stiamo pianificando prossime ferrate. Adesso stiamo parlando di Ladakh, Nepal, altri posti incredibili. Qui da dove siamo venuti su prima, che sembrava di essere su Marte, adesso andiamo a fare un giretto al rifugio. No, non è un rifugio, è un bivacco. Eccoci arrivato alla scatolina bivacco. Adesso dobbiamo tornare giù là. Ah, ecco perché non ti vedevi. Torniamo giù. Allora. Di nuovo giù è Laghi Pinter. Adesso rinizia la pietraia. La nostra guida sherpa stima 2 ore di rientro per Champoluk. E io ho sete. Cioè qua è brutto. Anche lì è esposto. No, no, se uno sta attento, tipo io adesso dovrei spegnere la GoPro. Dai, sempre. Siamo di nuovo in Laghi Pinter, ci sono ancora i nostri amici stambecchi. Abbiamo finito il pezzo tecnico, adesso una passeggiata di salute. Stiamo scendendo velocemente, siamo felici, soddisfatti, assettati. Più o meno siamo a metà della discesa, qua sotto eravamo più della metà della salita, quindi tra poco siamo a metà della discesa. Qua l'impianto e qua torniamo giù nei due paesini. Qua torniamo giù nei due paesini. Dove speriamo di trovare acqua. Oggi è veramente una giornata di montagna pazzesca, stupenda. Sarà impegnativa, ma abbiamo fatto un sacco di cose strafiche. Là c'è Giacomone che ha fatto la pipì. Cioè ci sono dei colori qua adesso che il sole sta diventando un po' più basso, pazzeschi. Non stiamo più bevendo da quando eravamo in cima al Testa Grigia. Stiamo morendo di sete, di sete. La cosa importante quando si fa un'escursione di 8 ore è portarsi più di una borraccia. Questo è importante. The Sound of Love. Tornati a Champoluk e da questa esperienza mi porto a casa solo tanti insulti da parte di Giacomo su come gestisco i miei progetti e le mie finalità di volontariato. Boom, sto andando alla macchina adesso devastato proprio nell'animo. Distrutto. Si vede? 9 ore e 40, 17 km. Abbiamo fatto 1834 metri di dislivello in salita, 1826 in discesa. Fine di questa giornata incredibile.